quel ragazzo? Che sta succedendo? È andata male, idiota! Che succede? Ehi, che... Ma che sta... Oh mio Dio, è incredibile! Hai appena salvato la mia vita! Ascolta, io... Cosa? Hai appena salvato la mia vita! Wow! Sei un vero eroe! E sei tanto carino! Davvero? Hai salvato la mia vita e sei tanto carino! Questo è fantastico! Mahmoud Akmana di Mahmoud Akmanajad. Ecco l'eroe. Eccomi qua. Prendi una sedia, bello addormentato. La tua amica ci stava spiegando il notiziario. Sa anche pronunciare il nome di quel tizio iraniano. Dillo di nuovo. Mahmoud Ahmadinejad. Virginia, per caso sai dirmi dov'è il bagno? L'ultima porta a sinistra. Se fai il bisogno grosso devi tirare l'acqua due volte e non aprire il rubinetto del lavandino mentre lo fai, o dovrai tirarla una terza volta. Certo. Torno subito. Dillo ancora! Mi piace, Jimmy. Credeva fossi tua sorella. Sembri proprio sua sorella, dolce ragazzina. Ti avevo detto che rimanere incinta a 15 anni non era male. Già, non è male, vero? Cercavo il senso della vita e finalmente l'ho capito. Credo sia questo. L'amore. Forse sono innamorato. Voi avete capito come si chiama? Si chiama Lucy. La polizia sta cercando attivamente questa donna, Lucy Carlyle, alias Joan Doyle, alias Selma Ridesdale. La Carlyle è ricercata per omicidio plurimo aggravato. Uccide i suoi ragazzi, due fino ad ora. La inseguiamo da un po', ma continua a cambiare nome. È furba. Ha cercato di strangolarmi con un laccio. Urlava perché mi ero dimenticato il suo compleanno. L'ho rincorsa per qualche isolato, ma è saltata in un furgone con un ragazzo. Buona fortuna, amico. Il compleanno è il 12 maggio. Comprale un biglietto subito. Chiunque abbia informazioni su dove si trovi Lucy Carlyle, contatti le forze dell'ordine immediatamente. E ricordate, sembra innocua, dolce, ma è estremamente pericolosa. E ora cambiamo completamente pagina. Vi raccontiamo la storia di un piccolo criminale che è riuscito a rimediare ai suoi errori. Tra poco vedrete come.